tutti ragazzi e bentornati su Pepperhack Collectibles con un nuovo video. Un video diverso dal solito, perché questo infatti sarà una sorta di vlog in cui vi porterò con me al Romix 2024. È la prima volta per me al Romix, quindi sono molto curioso di sapere come sarà. Adesso andiamo insieme a preparare lo zaino e poi si parte. Allora, power bank, il cavo, l'acqua, carta igienica se mi cago sotto, molta carta igienica, più acqua, se sa mai. Uno spuntino e le chiavi della macchina. Ok. Ma prima, ovviamente, le cose serie. Eccomi in partenza finalmente, prima tappa a Spoleto, dove incontrerò Stefano del Nest del Seba e altri amici con cui poi andremo tutti verso il Romix. Eccoci. Eccomi qui ragazzi, sono al Romix con Luigi, Stefano del Nest del Seba e Marco. Andiamo all'interno. Si inizia al padiglione 9. Che spettacolo! Prima volta per me al Romix, ma bellissimo. Fenomeno. Mastro all'opera. Sigma, Balbi, assolutamente bellissimo.
Pausa pranzo, ragazzi, qui abbiamo Antonio Blade 2, sì, collezionisti anonimi, e ovviamente Stefano. Salve, ragazzi. Mangiamo qualcosa e poi un bel pezzo di pizza sicuramente. E torniamo. Momento dell'acquistone di Luigi. Eccomi qui, ragazzi, di ritorno dopo la fiera, si torna al parcheggio e poi verso casa, purtroppo a mani vuote. Ci vediamo dopo per le conclusioni del video. Allora, ragazzi, eccomi qui,
Appena tornato dal Romix, dopo qualche ora di viaggio, ma così a caldo voglio darvi subito le mie impressioni finali su questa giornata e sulla fiera, ovviamente. Allora, cercherò di essere il più breve possibile. Allora, mi sono divertito, è stato molto piacevole, ma credo che questo divertimento sia stato dato soprattutto dalla compagnia. La fiera, come potete vedere, sono a mani vuote e non ho fatto nessun acquisto. Semplicemente perché per un collezionista come me non c'era la possibilità di fare nessun acquisto per quello che quantomeno mi interessava. E non ci sono state tracce di Hot Toys se non forse un paio in uno stand. Ho visto un Iron Man e una DeLorean di Ritorno al Futuro, tra l'altro esposti. Più qualche piccola altra cosa che comunque non già ho e quindi non c'era motivo appunto di acquistarla. Per il resto, ragazzi, soliti stand con le solite Banpresto, Funko Pop, eccetera, eccetera. Per carità, per chi è appassionato di queste cose, il Romix di quest'anno è una manna dal cielo, quindi fate bene ad andare, fate bene a divertirvi, a passare una giornata, ad acquistare tutto quello che ha da offrire. Per quanto mi riguarda è stata un po' una delusione. Soltanto c'era la possibilità magari di portarsi a casa soltanto un Ken della Storm Collectibles, ma ovviamente il prezzo era troppo alto per le mie tasche e soprattutto per quello che è il mercato. Una volta si andava alle fiere per cercare di accaparrarsi quel determinato pezzo che magari non si trova normalmente in altri modi, oppure per trovare pezzi a prezzi minori. Questo non è il caso del Romix, ma comunque ormai chi colleziona lo sa, anche delle altre fiere. Ormai i prezzi sono quelli che si trovano tranquillamente sui siti o dappertutto, se non in certe circostanze anche più alti. E detto questo, ragazzi, sono qui appunto a dirvi che comunque Romix è una bellissima fiera, ci si diverte, c'è sempre un sacco di gente, cosplayer, eventi e quant'altro, però ecco, dal punto di vista di un collezionista, diciamo più maturo, come me, cioè per quello che colleziona appunto Hot Toys o comunque doll in scala 1 a 6, potrebbe essere una delusione. Quindi se siete collezionisti come me, appunto vedete, insomma, fatevi i vostri conti. Detto questo, ragazzi, io come sempre vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi siate fatti un attimino un'idea su questa fiera e poi tornerà la programmazione di sempre, ovviamente. Niente, non mi resta che salutarvi, fatemi sapere qui sotto nei commenti ovviamente che cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!